Allora, guardiamo questo supporto. Vabbè, potremmo anche togliere questo e mettere smussi non quotati 10x45, potremmo anche far così se vogliamo, però va bene. Qui, a mio avviso, se manteniamo questo, a mio avviso ha più senso questo qua di spostarlo. Vediamo se, ecco, si blocca. Qua, nel senso non allineato, vabbè che è un po' brutto, però vabbè. Cioè, vediamo se riesco a spostarlo qui, perché non riesco a spostarlo, mi conviene rifarlo e andarlo. Perché qui va a indicare il piano di mezzeria. Vabbè, potrebbe essere anche... Cioè, questo io, se vado a indicare così, vuol dire che è bloccato. Entra dentro un qualcosa. Entra dentro un qualcosa. Se invece vado qui, teoricamente è appoggiato solo da questa parte qui. Ripeto, a me non piace questa come è stato messo i datum. Mi piace solo il primo, gli altri a mio avviso sono contestabili, però vabbè, se lui sceglie così. Però, ripeto, ecco, la concezione è, se io lo metto così, come è stato qua, vuol dire che lui va dentro un qualcosa. Ok? Se invece lo metto qua, lui si appoggia su questo, nell'assieme, che però noi non sappiamo come è. Anche se, ecco perché io me lo immagino più sui fori di fissaggio. Però vabbè, questo possiamo anche vabbè, accettarlo così. Questo qui dobbiamo metterla in questa posizione qua, ok? Dobbiamo metterla così. A questo punto posso mettere la freccia e la sposto così. Ok, posterò, vediamo se riesco, naturalmente la sposterò da qualche parte in modo che posso anche fare, naturalmente col tempo della mia macchina che è lentissima da quando ho messo, insomma, non ce la faccio, la sposto di qua, ok, o se no, meglio ancora, tiriamo via quella freccia maledetta lì. E andiamo a posizionarla sul GD Antica Layout. Posso anche posizionarla qui. Ok, andiamo a togliere sta freccia e andiamo a posizionarlo. Vediamo se riusciamo qui. Ok, in modo che... Ok, va bene così. Ok, così. Questa qui mettiamola un po' qui. Vabbè, se no, no. Al di là che... Ma no, perché ha messo... Noi potremmo anche fare senza la linea di sezione perché è in automatico. E poi io direi, va bene, una... Sì. Ecco, l'unica... Ecco, io... L'unico problema era su quella... Vabbè. Noi abbiamo la ISO 2000 MH. Ecco, l'unico, ecco, e poi questo 30, portiamo la 25, dai che mi piace di più, troppo alto, 20-25. Però devo avere una bella vite, 25 penso che vada bene. Ecco, l'unica idea è... Com'è che è... bloccato nell'assieme perché nell'assieme non si vede, si ipotizza, ok, però se c'è una battuta lì, qui io ipotizzo che ci sia una battuta qui, qua se mi mette così io ipotizzo che qui lui va dentro un qualcosa perché diciamo che quando io vado a allineare così, se invece fosse in questo modo qua, invece si appoggia anche lì.
potrebbe essere più plausibile una cosa del genere. Però, ripeto, se no bisognerebbe, se invece io sono libero da ogni vincolo ABC, allora i due datumi, B e C, allora a questo punto farebbero riferimento a questo e a questo qua, perché così io vado a bloccare in modo univoco, senza gradi di libertà, Ecco, l'unico problema qui è che non deve sforare di qua, né? Perché se no, e dunque un qualcosa vedere di portarla qui e naturalmente questa qua più avanti, ecco. Di una cosa del genere, in modo che questo sia all'interno, vabbè che. Clicco qui e sposto solo questo. Ah, perché è in automatico, mi prende tutto lì, non lo so perché fa così. Ma. Perché l'ha bloccato? Innanzitutto facciamo così. Opzioni visualizzazione centro a quota. Ok. Oh, cos'è che succede? Insomma, deve metterlo a posto. Facendo così, cosa succede? Dove è scappato? Ah. Ecco, deve mettere a posto questo. Questo lo porterà più avanti. Oh, ok. Questo lo porta più avanti. Vediamo un attimo, perché lui ha attaccato tasto destro. Group and group, com'è? Dov'è il comando? Raggruppa. Non mi ricordo più il comando. Se no rifà e rimette a posto qua. Però qui è interessante. Com'è che si chiama group and group? Non me lo ricordo più. Vediamo un attimo se io riesco a fare questa. Dov'è? Santa polenta. Se io seleziono questa, questo. No, però non posso selezionare. Vediamo se seleziono questo. Oddio, ma che lento. Caspita. Questo qui. Tasto destro. Allineare. Ok, allinea. Ok, va bene, orizzontalmente, verticale, a sinistra, a destra, ok. Lui deve aver fatto una cosa del genere. No, questa, facciamo così, io tolgo questa. E mi sposto questa qui. Ok. A questo punto questo lo posso portare avanti. E poi andrò a spostare questo su questo, però se non diventa in highlight. Allora, facciamo così. È perché il mio computer è lentissimo, si è rallentato in una maniera. E poi questa la portiamo. Non me la fa, questa la mettiamo dopo. Allora, a questo punto vado. Perché qui c'è la linea che mi rompe le scatole. Vado a vediamo se riusciamo a prendere questo qui. Andiamo a mettere la linea. Ok. Andiamo a mettere qui. Sparisce tutto, bellissimo. Sparisce tutto. Allora bisogna rifare poi con l'intento di mettere questo, ecco, facciamo così. Rifarlo con l'intento di mettere poi questo qua sopra in modo che sia. O se no vado a metterlo qui, poi lo porto qua e lo metto così, ecco, anche questo.
univocamente interpretabile che questa la superficie, okay? Perché il problema è che si deve leggere dal basso in alto, o se no, così, e poi si mette, se uno volesse proprio, e a questo punto il datum lo posso mettere se voglio, se non voglio metterlo assieme. Se voglio così, naturalmente con questo qui spostato qui. Comunque, avendo il computer che è lentissimo, caspita. Ah, guarda che è apparso, è apparso, è apparso. Ok, possiamo anche mettere così. Ok, però se io tolgo questo, allora questo qui io vado a togliere. Perché se no non ne finisco più, vado a togliere questa e mi appare così. Dunque, così io lo porto qui. Vabbè. Ok. Vabbè, ecco, l'idea è ma quella lì. Questo qua vuol dire che si appoggia lì. Questo si appoggia qui. Questo allineato vuol dire che entro dentro una specie di forcella che mi blocca questo, perché l'idea è un po' quella. Ok, dunque la scelta, fare una scelta consapevole. Vabbè. Ci vediamo alla prossima, arrivederci. Ah, ecco, l'ultima cosa, giusto. Qui mi è venuto in mente adesso. Qua si potrebbe anche ipotizzare massimo materiale, no? Qua no. Però qui sì. Vabbè. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.